chiedo come andrà a dormire. L'uomo cattivo, il padrone del quartiere, e quanti santi si inchineranno davanti alla sua porta blindata, e quale rifugio si nasconderà. Io vorrei, come il padre pulisce, aiutare gli ultimi, spiegare che non c'è futuro senza libri, che la strada è fatta per giocare, la vita per sognare, il campo per seminare. Non solo preghiere, non solo parole, ci vuole coraggio, la forza di cambiare, di camminare sulle macerie dei ricordi, a due passi dal mare, per giù a capaci. Certi uomini dovrebbero pentirsi, dovrebbero cercare un fondo alla polvere dei loro peccati. Si stancheranno di nascondersi, racconteranno favole ai figli dei figli e si dovranno inginocchiare